Siamo sempre qui da Prossima Fermata Liscia, siamo qui al grande Muevete di Faenza, questa due giorni dedicata alla salsa. Vi ho detto tanti gli amici presenti qui con noi e ora sono qui con Graziano e Laura di Aguanilebe. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao. Allora innanzitutto da dove nasce questo nome così particolare, Graziano? Ah, il nome Aguanilebe è un nome afro-cubano che ha un significato particolare. È un cammino di un'oriscia della cultura afro-cubana e significa buona suerte. Bellissimo, complimenti. Grazie. Bello. E siete qui per che cosa voi, qui al Muevete? Allora, in particolare noi curiamo l'aspetto afro, l'aspetto popolare, folclorico cubano, dal popolare all'afro, son, rumba, afro, eccetera, eccetera. Insomma, ci occupiamo di tutto ciò che riguarda l'aspetto cubano. Da dove nasce questa passione? Perché credo che poi la portiate avanti da qualche tempo, anche se siete giovanissimi. La passione nasce da quando un giorno ho sentito la musica caraibica e da lì ho cominciato solamente a ballare salsa. Poi di là mi si è aperto il mondo e rientrando tutto appunto in questo mondo caraibico ho conosciuto più le radici, perché appunto quello che noi proponiamo sono proprio le radici da dove poi si viene a creare quello che è il mondo della salsa, eccetera, eccetera. Le origini. Se qualcuno volesse seguirvi, magari venire a un vostro corso o seguire un vostro appuntamento, come vi trova? Allora, su Facebook Aguanilebe Dance Studio oppure www.aguanilebe.net o su Instagram Aguanilebe. Laura accondiscende, quindi Graziano ha parlato benissimo. Esatto, esatto, è stato bravo. Perché dietro un grande ballerino c'è sempre una donna di polso che gestisce tutto. Esattamente. E su queste parole io ringrazio Graziano e Laura di Aguanilebe e auguro loro un buon proseguimento di grazie giornata. Grazie a voi, grazie. Grazie, ciao.